Buongiorno, un saluto a tutti gli abitanti di Gioia del Colle, a tutti i presenti e un saluto e un ringraziamento agli organizzatori che mi hanno concesso di essere presente. Allora, da molti anni la grandissima maggioranza di tecnici, di scienziati, di ricercatori ci confermano e hanno calcolato che le fonti energetiche rinnovabili non sono gratis, ma sono molto più economiche e molto meno inquinanti rispetto alle fossili e al nucleare. In più, sono estremamente più popolane, nel senso che mentre non vi potete fare casa per casa o condominio per condominio una piccola centrale nucleare o un piccolo pozzo di petrolio, un piccolo pozzo di gas, vi potete fare un piccolo, medio impianto a fonti energetiche rinnovabili. Ora, le comunità energetiche rinnovabili semplicemente sono il miglior modo per autoprodursi energia rinnovabile, quindi appunto pulita ed economica, in forma collettiva, senza però dover mettere in piedi un'impresa, un'azienda con partita IVA, contabilità e tutto quello che ne segue con regimi fiscali e burocratici molto, molto più pesanti. È questa la grande novità. Una vera liberalizzazione in senso popolare. Nessuna bacchetta magica, nessun miracolo. Attenzione a chi vi fa promesse esagerate. Le comunità vi fanno risparmiare, non possono farvi azzerare i costi o darvi un'autonomia completa. Quello è l'obiettivo finale. Però, se facciamo le cose decentemente, la tecnologia c'è. Possiamo avere energia sempre più abbondante, sempre più pulita e sempre più economica. Ma per essere convinti di questo, e quindi spingere anche la politica, si deve avere una preparazione di base minima, decente. Dovete sapere pro e contro delle varie tecnologie. Ecco perché io vi metto a disposizione quello che è un ciclo di video, 15 video, fatti in maniera che, diciamo, la stragrande maggioranza di persone possa capire appunto pro e contro di questa tecnologia. Il tutto naturalmente su base assolutamente scientifica. Detto questo, ho messo a disposizione anche un resoconto di quanto fatto nei 10 anni passati in Senato. Ed è diventato un libro che però è totalmente gratuito, è totalmente, assolutamente, completamente gratuito. Quindi lo potete leggere senza nessun problema e soprattutto ha i collegamenti ai documenti ufficiali. Quindi non cose, diciamo, per sentito dire, ma i documenti ufficiali. Detto questo, attenzione, c'è, come in tanti altri settori, ma questa è la madre di tutti i settori, c'è una vera e propria battaglia economica in corso. Ricordiamoci che ogni giorno l'umanità consuma circa 30 miliardi di litri di petrolio. Facendo la somma tra petrolio, gas, carbone e legna, trasformandoli in petrolio per comodità, ogni giorno qualcuno ci vende 30 miliardi di litri di petrolio. E questi qualcuno, che sono pochi soggetti, hanno guadagnato cifre spaventose nell'ultimo secolo, tali da permettere loro di influenzare pesantissimamente la politica e in molti casi di corromperla. Tanto è vero che siamo al punto in cui le leggi attuali permettono a questi pochi soggetti di beneficiare di sussidi per 19 miliardi di dollari al giorno. Questo è il fondo monetario internazionale e ogni anno pubblica i sussidi alle fonti fossili e come potete leggere tranquillamente nel 2022 sono stati dati alle fonti fossili 7 mila miliardi di dollari, il 7% del PIL, del prodotto interno lordo mondiale. Tra l'altro cifre in costante aumento come si può vedere plasticamente dall'immagine stessa. Quindi abbiamo a che fare con persone che vedono le rinnovabili come
come il fumo negli occhi, sono il loro pericolo mortale, perché loro vogliono continuare a vendere 30 miliardi di litri al giorno di fonti fossili. Ed ecco pertanto che la vera azione da fare è quella di vegliare, di attivarsi, di stare attenti, di fare attività affinché le comunità energetiche rinnovabili, che ormai sono 4 anni che sono nate, attenzione, sono passati già 4 anni e siamo ancora alla fase in cui ne parliamo, appunto affinché non rimangano lettera morta o peggio ancora vengano ostacolate più o meno esplicitamente, perché sistemi per mettere i sassolini negli ingranaggi ve ne sono tanti, per cui bisogna stare molto attenti, perché pubblicamente tutti dicono che sono favorevoli alle comunità energetiche, ma poi c'è chi lavora sotto banco per ritardarle, per ostacolarle. Ed è per quello che io termino esortandovi a informarvi, a informare, a stare attenti, a controllare l'operato dei parlamentari del vostro territorio, mica tutti, ma quelli del vostro territorio. Se ciascun territorio controllasse l'operato dei propri deputati e senatori locali, se ciascuno facesse il suo, ecco che tutti i parlamentari dovrebbero stare molto attenti a quello che fanno e a quello che non fanno. E ugualmente, se ciascun territorio si desse da fare sulle comunità energetiche rinnovabili, i politici non potrebbero ostacolarne la realizzazione o comunque ne pagherebbero le conseguenze politiche. Ora concludo veramente ricordandovi che noi del Movimento 5 Stelle siamo cittadini normali. Siamo cittadini normali che si sono prestati a portare in Parlamento gli interessi di tutti. Noi non siamo politici di professione, non abbiamo iniziato a 20 anni e fatto solo politica e dopo 30 anni siamo ancora in politica. No, siamo cittadini normali, perché la sovranità appartiene ai cittadini a condizione che questi la esercitino e non si limitino a delegare. Quindi attiviamoci, attivatevi, riprendiamoci la nostra energia, perché con quella tutti quanti saremo più liberi e avremo un futuro migliore per i nostri figli, per le future generazioni.